A tutti gli internauti, benvenuti su quotidianodisicilia.it. Oggi, martedì 26 ottobre, vi parlerò del promemoria che abbiamo preparato per l'Assemblea regionale siciliana e pubblicato sul Quotidiano di Sicilia. È interessante perché facciamo un focus su tutti quelli che sono i tagli alla spesa possibili e nonché a quelli che sarebbero gli strumenti per dare trasparenza a quello che è l'organo rappresentativo della Sicilia. Perché questa iniziativa? Perché abbiamo visto che nella finanziaria 2011, presentata in questi giorni dal governo regionale, non si è data affatto attenzione al discorso dell'Assemblea regionale siciliana, a quelli che sono una pluralità di sprechi, sui quali invece bisognerebbe fare molta attenzione. Proprio di questi giorni, il discorso delle spese dei gruppi parlamentari e dei relativi vari portaborse che nel tempo, tra l'altro, apprendiamo, a questi viene promesso un posto di lavoro, viene promessa la stabilizzazione. Ma come si dovrebbe intervenire? Il nostro appello è allo stesso presidente dell'Assemblea regionale Cascio, perché riteniamo che se il governo non si attiva in questo senso, l'Assemblea regionale, avvalendosi dell'iniziativa legislativa dei suoi deputati, può intervenire in quello che sarebbe innanzitutto l'abrogazione della legge regionale 44 del 65, appunto quella legge che ha equiparato il trattamento economico di dipendenti dell'Assemblea e di deputati al Senato. Una situazione che, insieme al fatto che ci sono in Assemblea ben 90 deputati, per 5 milioni di abitanti, cioè 90 deputati che rappresentano 5 milioni di abitanti, che a confronto della Lombardia è un'enormità, se consideriamo che in Lombardia ci sono 80 rappresentanti per 9 milioni di abitanti, un decisivo intervento sarebbe l'abrogazione della legge 44-65 e la riduzione dei deputati da 90 a 80. Sapete quale risparmio si potrebbe avere? Si potrebbe avere un risparmio di 97 milioni di euro. L'abbiamo calcolato mettendo a confronto il bilancio preventivo 2010 dell'Assemblea regionale siciliana con quello del Consiglio regionale della Lombardia. Le nostre, attenzioni si sono rivolte anche alla mancanza di trasparenza da parte dell'Assemblea regionale, perché sul sito internet dell'Assemblea dovrebbero essere pubblicati esattamente l'organigramma ma comprendente non soltanto i dirigenti, ma anche tutti i dipendenti, le rispettive qualifiche, perché non è possibile scoprire soltanto in questi giorni che a causa della mancanza dei soldi, perché l'UDC ha sprecato troppo denaro nell'assunzione di portaborse e vari, addirittura adesso l'Assemblea regionale deve correre rimedi. Quindi pubblicare sul sito internet i fornitori dell'Assemblea, vincitori dei bandi di gara, anche una banca dati di leggi regionali, i rimborsi elettorali versati ai vari partiti, questo e molto altro, anche per esempio gli stessi viaggi dei deputati, perché trasparenza significa democrazia. Alla prossima. QDS, quotidiano di Sicilia. Da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.